La Voce 24 News. Oggi ci ha lasciato Silvio Berlusconi. È stato un politico e imprenditore italiano, 4 volte presidente del Consiglio. Un italiano. Era conosciuto anche come il Cavaliere. Campania News. Sanza. Salerno. Ieri mattina, 11 giugno, a Sanza si sono verificati momenti di paura a causa di una fuga di gas metano da una condotta del paese. Le forze dell'ordine sono state allertate e sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, Bussentino, guidati dal caposquadra Umberto Esposito. Inoltre, erano presenti anche la Polizia Municipale, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito e i lavoratori specializzati nella realizzazione della rete del gas metano. Oltre alla fuga di gas, si è verificato un guasto nella rete idrica, causando così la fuoriuscita di una grossa quantità d'acqua sull'asse stradale. Fortunatamente, la fuga di gas non ha richiesto l'evacuazione delle abitazioni circostanti. Gallara di Montecorvino Pugliano, Salerno. Questa sera, lunedì 12 giugno, alle ore 19, in occasione del Carcalenzio di Sant'Antonio, il rituale del fuoco durante la festa del santo patrono di Pugliano, l'associazione culturale Amici di Gallara, presso Casa Conforti a Gallara, presenterà il volume Del Cilento e del suo Genius Loci. Epistemologia di un territorio tra tradizione e cambiamento, di Pasquale Martucci. Interverranno il professor Vincenzo Aversano, il professor Antonio Di Rienzo e il dottor Generoso Conforti. Il contributo musicale sarà affidato ai maestri Matteo Catalano e Mino Remoli. L'autore Pasquale Martucci concluderà i lavori. Cilento, Salerno. Un incidente stradale si è verificato ieri, domenica 11 giugno, dopo le ore 20, lungo la strada regionale Mingardina, all'altezza dello svincolo di San Severino di Centola, nel territorio di Celle di Bulgheria. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il conducente di una Fiat 500 blu ha perso il controllo del veicolo ed è andato a scontrarsi contro un muretto per fermare la propria corsa nella corsia opposta, vicino al costone roccioso. Nessuna grave conseguenza per gli occupanti. Ripercussioni sul traffico. Sanza, Salerno. Ieri mattina, 11 giugno, a Sanza si sono verificati momenti di paura a causa di una fuga di gas metano da una condotta del paese. Le forze dell'ordine sono state allertate e sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro, Bussentino, guidati dal caposquadra Umberto Esposito. Inoltre, erano presenti anche la Polizia Municipale, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito e i lavoratori specializzati nella realizzazione della rete del gas metano. Oltre alla fuga di gas, si è verificato un guasto nella rete idrica, causando così la fuoriuscita di una grossa quantità d'acqua sull'asse stradale. Fortunatamente, la fuga di gas non ha richiesto l'evacuazione delle abitazioni circostanti. Vibonati, Salerno. Il centro storico si colora di blu. Da qualche settimana, nel magnifico centro storico di Vibonati, nei pressi del santuario di Sant'Antonio Abate, è comparsa una porta blu, che richiama molto da vicino la famosa porta di Ostuni, la porta blu. In passato, per chi conosce Vibonati, era una porta che chiudeva uno dei piccoli negozi di generi alimentari del paese. L'idea è venuta ai proprietari che l'hanno voluta dipingere di blu e verde. Un'immagine molto scenografica e pittoresca, al punto di attrarre molti curiosi, molte le foto postate sui social, da residenti e curiosi. L'autore dell'opera è Carmelo Fittipaldi, che da Vibonatese Doc ha dichiarato: la porta blu di Vibonati sarà meta di molte visite di turisti da tutto il Cilento per scattare una foto ricordo come simbolo di Vibonati. Aspetteremo l'arrivo dell'estate per spopolare in tutta Italia e all'estero. Calabria News. Crotone. Da sabato 10 giugno via Raimondi, via Vittorio Emanuele sono illuminate dai versi di due canzoni portate al successo da Rino Gaetano. Nella serata di sabato si è svolta l'accensione delle luci d'autore, una particolare illuminazione pubblica realizzata riproducendo con la luce alcuni versi di due canzoni portate al successo da Rino Gaetano,
ma il cielo è sempre più blu, scritta dal cantautore crotonese, e a mano, un brano scritto da Riccardo Cocciante, Marco Luberti, la cui versione di Rino Gaetano è diventata però più popolare. L'inaugurazione delle Luci d'autore, ideate da Tiziano Corbelli, è stata allietata dalla bella e coinvolgente esibizione della Kathmandu Band, la tribute band di Rino Gaetano costituita da musicisti crotonesi. Il frontman del gruppo ha iniziato un conto alla rovescia sulle note di Ma il cielo è sempre più blu, al termine del quale le strade sono state illuminate dai versi delle canzoni di Rino. Basilicata News. Pignola. Potenza. Ancora una giovane vita spezzata in seguito ad un incidente stradale. La vittima, in sella alla sua bici, è stata scaraventata a terra, dopo l'impatto contro una motocicletta a poche decine di chilometri da Potenza. Il ciclista, di Avigliano, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al San Carlo di Potenza in condizioni critiche. Purtroppo ha perso la vita poco dopo. Il motociclista è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Aforismi e dintorni, di Stefano Cazzato. Chi l'ha detto che il Djokovic non vale la candela? La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Informazione nel nome delle libertà e della legalità. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato. Cronaca, politica, cultura, storia, tradizioni raccontata dai nostri cronisti di strada. La voce del meridione con la voce 24 è sempre con te. Seguici e iscriviti, resta informato, con la voce del meridione.